quanto più condivisa con la città, ma quanto più sostenibile, credo, nell'interesse della università. Faremo la nostra parte anche sulla questione della cardiochirurgia. Su questo io mi sono confrontato con il presidente Emiliano prima di portare il suo saluto qui. La faremo questa parte con una consapevolezza, che nel momento in cui noi aderiamo, così come aderiremo alla richiesta degli ospedali riuniti di Foggia e dell'università di stabilire qui questo presidio fondamentale per la salute di una provincia dove risiedono quasi 700.000 persone e dove non esisteva ancora una cardiochirurgia, lo facciamo sapendo di fare un investimento e di chiedere un impegno, che è quello che questo presidio venga posto in essere nei tempi più rapidi e possa essere quanto più efficace possibile, proprio perché il segnale di attenzione che dopo tanti anni viene dato a questa provincia è un segnale che va contraccambiato, ricambiato con efficienza, con competenza, con lealtà, con serenità, anche in uno spirito di grande collaborazione con quelle istituzioni che pure sono sul territorio, che hanno altrettanta valenza scientifica e di ricerca, come l'ospedale di San Giovanni Rotondo, ma sapendo che la responsabilità è rimessa comunque all'ospedale di Foggia e alla Università di Foggia. È una scelta complicata, avremmo potuto fare anche altro, è però una apertura di credito, ecco, reciproca tra l'altro, perché questa cosa verrà fatta anche con il supporto di una regione che non solo vi assegnerà, attribuirà un incarico, ma dovrà a fianco esservi solidale nel momento in cui serviranno le risorse e eventualmente il personale. C'è stato un tempo in cui per le strade del Mezzogiorno si attendeva il passaggio della carrozza del re per consegnare al sovrano richieste, petizioni e suppliche. Anche in tempi recenti le visite di personalità autorevoli come quelle dei ministri potevano essere l'occasione per esibire delle doglianze o delle lamentele. Io penso che noi oggi dobbiamo interpretare un meridione d'Italia, un sud che cambia rotta da questo punto di vista, o che riscopre l'orgoglio e riscopre la capacità di saper proporre anche delle modalità, ecco, di azione, delle attività, con ovviamente il rispetto e anche con la logica necessità di comunicare a chi ha ruoli istituzionali come un ministro quelle che sono le cose che non vanno, ma sapendo che oggi noi vogliamo vivere una rinascita anche di questo orgoglio meridionalista, portando al centro, spero, dell'attenzione anche del governo questo tema con questo modo di lavoro, sapendo che oggi non siamo qui riuniti in un fortilizio assediato dalla realtà e dai suoi problemi, ma in un luogo di orgoglio, ripeto, in una delle sedi in cui c'è sede di protagonismo e di riscossa. Anche per questo vogliamo che l'Università di Foggia sia sempre più grande, più forte e più serena. Grazie. Signore e signori, prende ora la parola l'onorevole Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dottor Maurizio Martina. Grazie. Grazie al magnifico Rettore per questa straordinaria occasione, grazie per l'invito che mi ha rivolto, un caro saluto agli altri rettori, alle altre università, a tutti i docenti, agli studenti, ovviamente a tutte le autorità presenti, nazionali, regionali, a partire ovviamente dai due assessori. Io intanto vi devo sinceramente un ringraziamento, perché questa è un'occasione, seppur per poco tempo, per pochi minuti, per raccogliere fino in fondo gli stimoli che il magnifico rettore ha voluto dare con la sua col suo intervento e respirare un po' l'esperienza di una bella università nel Mezzogiorno, di una bella esperienza per il territorio pugliese. Credo che ciascuno di noi, per il ruolo che ha, ha bisogno di interpretare questi momenti come davvero un punto utile per leggere lo scenario in cui stiamo e collocare quindi dentro questo scenario le sfide che abbiamo di fronte, le responsabilità che dobbiamo esercitare. Vale per la politica, per le istituzioni, per chi ha l'onore e l'onere
di rappresentare il paese a livello di governo e a livello senz'altro di impegno istituzionale. Vale certamente, credo, per docenti ed esperienze del mondo accademico che hanno il grande tema di interpretare uno strumento decisivo come l'università nel tempo nuovo in cui stiamo. Io credo che sia importantissimo riuscire tutti a leggere questi passaggi, queste dinamiche nuove che abbiamo davanti, con lo spirito che richiamava anche prima Leonardo, e cioè mettere in discussione noi stessi per essere più forti, non accontentarci di rappresentare ciò che abbiamo davanti, ma provare a leggere la prospettiva. E se penso all'Italia e se penso al lavoro che dobbiamo fare noi, leggo ancora certamente la responsabilità che sta in capo innanzitutto allo spazio pubblico di portare questo paese fuori dagli anni difficili, dalla crisi che ha vissuto in questi anni, tanto al nord quanto al sud, dinamiche che hanno cambiato spesso in maniera molto radicale il rapporto tra il cittadino, il lavoro, la dimensione territoriale, dinamiche che hanno cambiato spesso il rapporto tra cittadino e istituzioni, risorse economiche che scarseggiano, obiettivi che vorresti presidiare meglio ma non riesci a farlo perché dentro una fase delicata dove ci sono grandi punti interrogativi di stabilità e di tenuta del quadro complessivo rischiano di sfuggirti, e la fatica di un recupero, in particolare a presidiare alcuni grandi temi. Certamente tra questi grandi temi noi dobbiamo mettere la questione dell'accesso al sapere e in particolare della riorganizzazione della nostra straordinaria esperienza universitaria tra le questioni. Troppo spesso, a mio giudizio, anche questa discussione è rimasta confinata fra gli addetti ai lavori. Troppo spesso è stata autoreferenziale, non ci si è fatti capire, o meglio, si è determinata una situazione dove oggettivamente era faticoso provare a capire fuori dagli ambiti più classici il valore profondo anche di una anche di decisioni che riorganizzano, ad esempio, le leve dello spazio pubblico, le risorse, riorientano gli obiettivi. Io colgo il fatto che questa grande questione dell'accesso al sapere nell'anno di grazia 2016, dopo i tempi durissimi che abbiamo avuto alle spalle, che abbiamo ancora da gestire, non è ancora al centro di una, diciamo, di un confronto pubblico all'altezza delle sfide che possiamo cogliere. Io penso che su questo dobbiamo tutti interrogarci per capire come si fa meglio questo lavoro. È molto importante che, ad esempio, la CRUI abbia deciso di immaginare questa iniziativa per il 31 di marzo. Lo dico con l'idea però che anche queste iniziative non siano confinate nello spazio di chi già sa, ma che escano dai palazzi, dalle aule più tradizionali per entrare dentro il corpo vivo della società. Io penso che dobbiamo provare a riconoscere alcuni elementi positivi che, in particolare in questi faticosi mesi di governo, si sono stati assegnati anche da questo punto di vista. Non sono qui a dar conto di un lavoro che si è fatto per dire la nostra parte è esaurita. Sono qui a immaginare insieme a voi come poter utilizzare bene gli spazi che abbiamo, soprattutto nei prossimi mesi, per cogliere fino in fondo un grande tema, che poi è il tema rappresentato anche nella prima parte dell'intervento del magnifico rettore, cioè recuperare, rilanciare, ritrovare una sintonia profonda tra questa grandissima esperienza che è l'esperienza universitaria italiana e il paese,
il suo destino, la sua strategia, i suoi obiettivi di fondo. Se penso a questo, non posso non vedere come questo nodo sia particolarmente decisivo, particolarmente delicato, se guardiamo innanzitutto al Mediterraneo, allo spazio che ci è, diciamo, più proprio, più prossimo, alla sfida che abbiamo davanti nell'interpretare anche una vocazione, una funzione dentro questa area. Sarà sempre di più questo il grande tema italiano. E dentro questa chiave, secondo me, va letta anche la sfida all'accesso al sapere. Noi abbiamo delle occasioni che manchiamo perché non comprendiamo innanzitutto la portata geopolitica di quello che sta accadendo attorno a noi. E quante volte se ne discute, magari in ambienti appunto attrezzati culturalmente a leggere alcune dinamiche, ma questo dibattito rimane esattamente e solo lì. È molto, mi rendo conto, ma è ancora troppo poco per far comprendere a un popolo e non solo a una classe dirigente qual è il senso anche di marcia che dobbiamo provare a intraprendere. Io qui vedo il grande tema anche di una sfida, se posso dire, alla straordinaria esperienza universitaria milanese, alla straordinaria esperienza universitaria italiana, alla straordinaria esperienza universitaria di questo territorio, alle occasioni di leadership che questa regione può intraprendere se si vive dentro un progetto nazionale esattamente con questo orizzonte. Pensate ad esempio, più nello specifico, al grande tema dell'accesso al cibo. Leonardo giustamente citava la questione agricola, agroalimentare, perché è questione che ci compete quotidianamente. Peraltro è un grande tema su cui voi avete costruito un pezzo della vostra riconoscibilità e della vostra offerta formativa, interessantissima, straordinaria. Conosco ovviamente meglio alcune esperienze del nord arrivando da lì, ma mi è chiarissimo che qui ci sono eccellenze e competenze a partire dal polo tecnologico che possono, anzi devono, assumere una caratura nazionale ancora più marcata, ancora più profonda. Se colloco questi sforzi, queste energie dentro, diciamo, la cornice più generale del progetto paese, dico che la Puglia, dico che l'Università di Foggia hanno una vocazione nazionale che devono esprimere. Attorno, ad esempio, a questa grande chiave che è l'accesso al cibo come metafora politica del paese in cui ci troveremo da qui i prossimi anni e dell'orizzonte dentro il quale dovremo lavorare da qui i prossimi anni, in particolare nel Mediterraneo. Noi abbiamo da vincere delle sfide anche di competitività, anche di competizione con altri modelli accademici, universitari, di accesso al sapere, che sono straordinari. E non sto parlando solo della Germania, della Francia, non sto parlando, caro professore, solo, tra virgolette, di quel confronto che giustamente lei ci ha sbattuto in faccia quando ha voluto richiamare all'insufficienza, diciamo, delle politiche e delle scelte nazionali che questo paese ha fatto negli anni, al di là delle legislature e al di là dei governi. Io parlo anche di paesi, vorrei dire soprattutto, di paesi emergenti che noi non siamo abituati a mettere in tabella, ma che oggi, a partire dalla questione agricola, agroalimentare, dell'accesso al cibo, delle tecnologie applicate alla terra, stanno facendo passi da gigante. E allora mi domando quale nuova interazione ci deve essere tra un sistema straordinario come quello delle nostre università diffuse sul territorio, in particolare in alcuni territori, certamente qui, e l'ambizione appunto di un progetto nazionale a farsi fino in fondo squadra per provare a cogliere questi punti, questi elementi. Noi qualche spazio di lavoro l'abbiamo aperto. Se penso ad esempio a questo rapporto per me decisivo tra frontiera mediterranea, questione agricola, agroalimentare
e accesso al sapere e alla ricerca, non posso ad esempio non dire che è questo governo, è sotto la presidenza del nostro paese in Europa che si è aperta ad esempio una straordinaria occasione con il progetto PRIMA, il progetto di cooperazione universitaria in campo agricolo agroalimentare, che per la prima volta prova a lanciare uno strumento operativo di cooperazione e di accesso al sapere sul versante agricolo agroalimentare nello spazio mediterraneo. Il mio invito è a cogliere questa occasione anche da Foggia, anche da un'università che ha talenti, esperienze, tecnologie, sperimentazioni aperte che segnano la discussione non solo territoriale, ma anche la discussione nazionale. Se proviamo insieme a fare questo lavoro e quindi a mettere in discussione un po' noi stessi dentro questo orizzonte, che cambia radicalmente, a mio giudizio, davvero le operatività dei governi, ma certamente anche le operatività delle università. Le ha già cambiate, perché giustamente lei ha rappresentato uno sforzo, alcuni obiettivi, dei doverosi richiami anche alle istituzioni nazionali, perché sente su di sé la necessità di cambiare appunto pelle a una esperienza importante come questa che ha davanti sfide nuove. Io credo che dobbiamo sforzarci tutti di collocare questi sforzi dentro un orizzonte condiviso. Penso che noi dobbiamo fare certamente di più, e qui c'è l'impegno delle istituzioni nazionali a fare sempre di più e sempre meglio sul versante davvero dell'accesso al sapere e della riorganizzazione di un sistema universitario che ha dei punti di forza straordinari, nonostante tante difficoltà. È giusto mettersi in discussione e domandarsi se si è fatto abbastanza e cosa fare di più e come essere più efficaci. Spesso e volentieri, anche quando tu, dal lato ad esempio delle iniziative di governo nazionale, definisci sulla carta alcuni punti di svolta, poi devi avere la tenacia, la forza, la passione di essere sicuro che quei punti di novità che hai scritto sulla carta si traducano in fatti reali nella vita quotidiana. E questo è il mestiere più complicato, il pezzo più difficile, perché a fare dei testi più o meno ce la si fa tutti, a rendere operative delle riforme, dei cambiamenti, ad aprire concretamente degli spazi di novità, a vederli in faccia, vedere i volti delle persone che possono con la loro esperienza vivere queste novità, quello è il mestiere più complicato. E ve lo dice chi, dal lato di una responsabilità di governo nazionale, sente su di sé tutta questa responsabilità. Vale per l'esperienza universitaria, ma vale ad esempio, a maggior ragione vorrei dire, per le tematiche più di diretta responsabilità. Se penso ad esempio al lavoro che stiamo facendo in campo agricolo, agroalimentare, non voglio rivendicare qui cose che stanno scritte e, come dire, scelte che abbiamo fatto, ma anche lì il senso di marcia con i parlamentari, le istituzioni, è stato dall'inizio quello di ridefinire il senso strategico di un progetto nazionale, ricostruire alcune caratteristiche, essere più consapevoli di alcune necessità e sapere che su questa frontiera del rapporto tra modelli territoriali, esperienze territoriali, innovazione, tecnologia, conoscenza, questa è la frontiera più delicata ed è la frontiera decisiva, anche per settori come quelli che conosco meglio. L'agricoltura pugliese è un'agricoltura straordinaria, ha dei punti di forza incredibili, ma anche l'agricoltura pugliese, al pari di quella nazionale, soffre di alcuni problemi. Ha un problema certamente legato all'organizzazione. Guai a noi se pensassimo che siamo organizzati in maniera efficiente, perché non è vero. Abbiamo ancora dei passi da gigante da fare, ne sapete qualcosa voi qui. Se penso all'esperienza della filiera del pomodoro, ci sono dei punti di forza, ma ne abbiamo parlato anche prima, dei grandi punti interrogativi su come ci si riorganizza sempre meglio.
Se penso all'esperienza agricola, agroalimentare di questo territorio e alla chiave nazionale che cerco di interpretare, non posso non vedere come noi abbiamo una grande svolta generazionale da interpretare. E qui la connessione profonda con il sistema universitario nei territori, con l'accesso al sapere, all'innovazione, alle tecnologie, alla conoscenza è decisiva. Se noi non rafforzeremo sempre di più questo rapporto, è faticoso poter dire ad esempio che in campo agricolo, agroalimentare, dobbiamo risalire la china di percentuali e di medie che ci portano sempre, ahimè, ancora sotto la media europea anche da questo punto di vista. Eppure qualcosa abbiamo fatto. Questa regione, a onor del vero, è una regione che ha dimostrato negli anni di saper interpretare questa sfida, ha aperto degli spazi interessantissimi di novità che sono stati presi anche come casi modello in giro per il paese, proprio perché si è tentato di fare questo lavoro e si sono anche raggiunti dei risultati. Quello che voglio dire in poche battute, concludo, è che veramente tutti noi dobbiamo sentirci, come è stato detto, chiamati ad una responsabilità che dia a questo paese il fiato di uno sguardo strategico sulle proprie potenzialità. Questo è un paese che ha risorse incredibili, nonostante i colpi che ha preso, le difficoltà che ha dovuto affrontare. È un paese che manca, a mio giudizio, di questa capacità di prendere il passo oltre il quotidiano, di misurare le scelte, di darsi delle prospettive che non finiscano solo nell'orizzonte di qualche ora, una settimana. È un paese che fatica a ragionare in questi termini. Da quant'è che non discutiamo, ad esempio, in questo paese di progetti, diciamo, di medio-lungo periodo? Io non ne vedo. E quando si prova a fare, vivo direttamente l'esperienza, ad esempio, della discussione post-Expo, che potrebbe, anzi deve essere utilizzata come metafora, come sperimentazione, come palestra, esattamente per fare questo ragionamento. Beh, vedete che anche lì, appena uno prova, diciamo, ad alzare lo sguardo e a dare una traiettoria, scattano degli impulsi, degli istinti, che io voglio discutere sul piano del merito, perché mi interessa ovviamente raccogliere la discussione, ma non posso non segnalare come rischino ogni volta di precipitare più sulla polemica quotidiana che non sul confronto, sulla strategia. E questo per me è un errore, perché non ci sono grandi paesi senza questa capacità di alzare un po' lo sguardo. E credo che voi dobbiate darci davvero una mano su questo. Lo dico con la consapevolezza che parliamo qui, in una bellissima realtà universitaria del Mezzogiorno, che si è fatta da sé anche nella capacità proprio di definirsi una funzione nel territorio e che ha la forza, la possibilità di provare ad aiutare in questo senso. Penso che gli spazi ci siano, se ciascuno di noi riuscirà a mettere in campo esattamente questo ragionamento. Voi sapete che noi stiamo cercando di lavorare sul Mezzogiorno con tutte le leve e gli strumenti possibili. Io non discuterei di questo riducendo ad esempio la portata di questa riflessione a polemicucce che spesso ci sono anche diciamo a livello nazionale. Qual è lo strumento, il masterplan, non il master, lo dico perché fuori di qui mi hanno chiesto dov'è il masterplan del Sud. Ora, il problema non è lo strumento, il tema è: siamo consapevoli che questo paese ha sofferto in questi lunghi anni di un colpo mortale agli investimenti pubblici e privati
Io dico in particolare gli investimenti pubblici negli anni si sono sostanzialmente fermati, hanno avuto un tracollo. Sì, siamo consapevoli del fatto che in questo momento bisogna spingere il più possibile perché si riattivi questa dinamica. Sì, abbiamo aperto delle operatività su questo fronte, sono testimone del fatto che quando abbiamo potuto fare delle scelte immediate dalla legge di stabilità in poi e pensare alle imprese, in particolare del Mezzogiorno, lo abbiamo fatto con le dotazioni e gli strumenti di cui potevamo disporre immediatamente. Pensate alla gamma di interventi che abbiamo operato. È sufficiente questo? No. No, bisogna fare di più, mettere in moto un circuito ancora più forte, provare anche qui a pensare vie nuove. È molto importante che ad esempio questa università abbia scelto quella specializzazione sul versante della logistica agroalimentare, perché questo ad esempio è un grandissimo tema del Mezzogiorno. Quali sono le grandi categorie su cui dobbiamo lavorare, in particolare nelle realtà del Mezzogiorno, per esaltare al massimo la potenza agroalimentare di questi territori? Certamente fra le priorità c'è la questione logistico-organizzativa. Il fatto che qui ci sia un'università che raccoglie fino in fondo questa sfida per me è interessantissimo, e vi dico già oggi che ci sono, per le cose che riusciremo magari a sviluppare insieme, a ragionare insieme, perché quella è una chiave decisiva per supportare le filiere a costruire veramente progetti di medio periodo, non solo qualche bandiera qui e là che poi fatica a reggere. Io sono per fare questo lavoro tutti insieme. Sono qui a dirvi appunto che siamo disponibili, ci siamo, abbiamo organizzato, credo anche nelle difficoltà di un momento come questo, per certi versi, per diversi casi, abbiamo organizzato un bel lavoro di squadra con le istituzioni locali, con la regione in primis, e ho sempre in testa una riflessione che un grande come Umberto Eco, proprio credo durante la sua laurea honoris causa a Bologna, fece qualche tempo fa, quando disse che di qualsiasi cosa i mass media si stiano occupando, oggi l'università se n'è occupata 20 anni fa, e di qualsiasi cosa oggi l'università si occupa, state certi che si troverà e leggeremo sui mass media tra 20 anni. Quindi davvero l'accesso al sistema universitario è un vantaggio per le menti, per le persone, per le esperienze, è un grande vantaggio. Noi abbiamo il dovere di offrire questa opportunità a tutti, abbiamo il dovere di mettere in discussione i nostri strumenti per allargare sempre di più il fronte, abbiamo il dovere di radicare sempre meglio questa consapevolezza, in particolare in alcune realtà del paese dove è più difficile, mi rendo conto. Se c'è questa sensibilità, un lavoro si può fare insieme. E io credo che a partire da esperienze come quelle che avete fatto voi in questi anni, ecco, qui c'è la prova provata che questa non è un'illusione, è questo un terreno di lavoro che costa fatica, ma che è possibile. E quindi, con l'umiltà del caso, sono qui a ringraziarvi per quello che avete fatto fin qui e a dirvi in bocca al lupo per quello che farete da oggi in poi. Grazie. Invitiamo l'onorevole ministro dottor Maurizio Martina a ricevere il sigillo dell'Università di Foggia come segno di gratitudine per aver voluto onorare con la sua presenza la cerimonia inaugurale del 17° anno accademico. Aspetti che mettiamo questo qui per le foto.
Grazie, arrivederci. La parola va ora al responsabile tecnico della Biblioteca di Area Economica Giuridica, dottor Graziano Barca, per il ricordo di Nicola Minervini, dipendente dell'Università di Foggia, scomparso tragicamente. Buongiorno a tutti. Chi era Nicola? Non c'è bisogno di ricordarlo a quanti hanno avuto modo di conoscerlo in questi anni, frequentando la biblioteca per motivi di studio o di ricerca. Non c'è bisogno per i colleghi che hanno avuto modo di volergli bene, oltre che apprezzarlo come grande lavoratore. C'è bisogno invece di sottolineare quanto il suo impegno e la sua cura dei libri e delle riviste abbiano giovato alla biblioteca sin dalla sua istituzione. Biblioteca che ha la continua necessità di nuovi armadi per collocare i volumi, di spazi per crescere ed espandersi, spazi che Nicola scovava con soluzioni che a noi sembravano geniali, quanto non al limite dell'impossibile. C'è bisogno di ricordare che l'università non è fatta solo di risultati, dati, parametri, numeri, ma è fatta di persone i cui nomi restano sconosciuti e più, ma che con il loro lavoro umile e silenzioso concorrono anch'esse a far sì che un ateneo giovane come il nostro si affermi sia nel panorama nazionale che in quello internazionale, come ha dimostrato di essere in grado di fare negli ultimi anni. Ora, tutti noi colleghi dell'area biblioteche, nel ringraziare quanto hanno voluto comunicarci le proprie attestazioni di stima nei confronti di Nicola, in suo ricordo ci impegneremo a trovare noi quegli spazi e quegli armadi che lui avrebbe voluto per una collocazione degna dei suoi volumi. E ringraziamo il magnifico rettore e i direttori dei dipartimenti di economia e di giurisprudenza che hanno accolto la nostra richiesta e quella degli studenti di dedicare al collega Nicola Minervini la sala lettura di quella che per tanti anni è stata e per sempre resterà la sua biblioteca. Grazie Nicola per tutto quello che ci hai donato in questi anni. Grazie a tutti. Invitiamo Anarita e Roberta Minervini a ricevere il sigillo dell'Università di Foggia in memoria del padre Nicola. Per il personale tecnico-amministrativo prende ora la parola il dottor Matteo Di Trani. Magnifico rettore, autorità accademiche, professori, ricercatori, colleghe e colleghi, studenti e gentili ospiti. Vi porgo il più cordiale saluto a nome del personale tecnico e amministrativo dell'Università di Foggia che oggi ho l'onore di rappresentare. Esigenze organizzative particolari hanno drasticamente ridotto il tempo a disposizione per i nostri interventi. Questa circostanza mi impedisce fortunatamente di infliggervi la lettura di una lunga e noiosa relazione, ma anche di tenere quel breve discorso che legittimamente molte colleghe e molti colleghi si aspettavano. Mi limiterò invece con questo breve saluto a cercare di offrirvi qualche flash, giusto qualche telegrafica suggestione. Vedete, io forse sarò anche un romantico, ma per la cerimonia di oggi avevo preparato un intervento con il quale avrei voluto trasmettervi il senso di appartenenza che il personale tecnico e amministrativo prova nei confronti di questa comunità accademica, al di là delle formule di circostanza che poi, se abusate, rischiano di diventare vuote.
E avrei voluto anche comunicarvi l'orgoglio che ci deriva dal contribuire con il nostro lavoro, le nostre responsabilità, ciascuno nei propri ruoli, alla missione alta che dovrebbe essere sempre l'obiettivo di questa comunità accademica. Il custodire, il diffondere e il promuovere sempre cultura e conoscenza. Mi sarebbe anche piaciuto darvi più diffusamente conto di come l'entusiasmo, la passione, la voglia di fare, di crescere, di migliorare, che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro, ci renda lontani anni luce dallo stereotipo denigrante del dipendente pubblico fannullone che purtroppo, a causa di pochi delinquenti, imperversa ultimamente sulla stampa, in televisione e quindi di riflesso nell'opinione pubblica. Credo sia necessario sottolineare in questa sede quanto sarà importante, proprio per dare più valore al nostro lavoro, la futura pare imminente riorganizzazione della macchina amministrativa di questo Ateneo, per consentirci anche di restare competitivi. E credo anche che sia importante sottolineare quanto sia fondamentale che il personale tecnico e amministrativo sia sempre pienamente coinvolto nelle scelte strategiche di Ateneo, al di là della partecipazione dei propri rappresentanti, che ormai è poco più che simbolica dopo la riforma Gelmini, negli organi di governo. Questo lo si realizza attraverso due strumenti principali: la più ampia trasparenza sui processi decisionali e la massima diffusione delle informazioni. Ringrazio di cuore quanti di voi hanno avuto la pazienza di aspettare per ascoltare questo saluto, perché troppo spesso in questo periodo l'attenzione effettiva per la voce del personale tecnico e amministrativo è più di facciata che di sostanza. Però io sono convinto che tutti noi l'attenzione e il rispetto ce lo guadagniamo ogni giorno con il lavoro serio, onesto e appassionato per questa istituzione. Permettetemi in conclusione qualche breve saluto particolare che ritengo doveroso. Il primo va al dottor Costantino Quartucci, che, come molti di voi saprete, proprio oggi conclude il suo mandato da direttore generale di questo Ateneo. Noi lo ringraziamo non solo per quanto ha fatto con competenza, onestà e dedizione in questi anni e con diversi ruoli per la nascita, la crescita e il consolidamento di questa università, ma anche per la sua straordinaria disponibilità e la capacità non comune di instaurare con la maggior parte di noi dei rapporti di stima e di amicizia che vanno ben al di là della mera collaborazione professionale. Un grande in bocca al lupo alla dottoressa Teresa Romei, che da domani ne raccoglierà il testimone, assumendo onori ed oneri dell'incarico di direttore generale di questo Ateneo. L'auspicio è che sappia sempre rendersi garante della dignità del ruolo del personale tecnico e amministrativo di questa università. Un ultimo saluto e concludo. Permettetemi di rivolgerlo ai nostri studenti, soprattutto ai nostri nuovi studenti. Sono loro che, scegliendoci, ci hanno manifestato concretamente fiducia. Io vorrei rassicurarli sul fatto che la loro fiducia è ben riposta, perché il nostro lavoro quotidiano è rivolto anche, forse soprattutto, al loro servizio. L'augurio per loro è che possano sentire sempre di appartenere nella sostanza più che nella forma alla comunità accademica nella quale sono ufficialmente accolti oggi con questa cerimonia. Perché, come cantava Giorgio Gaber, l'appartenenza non è un insieme casuale di persone, non è il consenso a una apparente aggregazione. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. Grazie e buon anno accademico a tutti noi. In rappresentanza degli studenti dell'Università di Foggia, la parola va ora al dottor Mario Di Pierro. Cari colleghi studenti, avremmo voluto salutare l'onorevole Martina, ma purtroppo è andato via. Rappresentanti della Regione, magnifico rettore, direttore generale, amplissimi direttori di dipartimento, chiarissimi professori, personale tecnico-amministrativo, autorità accademiche, civili, militari e religiose, gentili ospiti, rivolgo a voi il mio più cordiale e caloroso saluto.
Sono onorato ed al contempo investito di una grande responsabilità, rappresentare l'intera comunità studentesca di questo Ateneo. Spero di riuscire ad essere portavoce di tutti i suoi dubbi, di tutti gli obiettivi da raggiungere e dei problemi da risolvere, e di descrivere tutte le sfumature della fotografia del panorama universitario studentesco. L'Università di Foggia rappresenta un piccolo fotogramma dello scenario nazionale, sebbene negli ultimi tempi sia più volte balzata agli onori della cronaca per traguardi raggiunti in ambito scientifico. Vedi Gluten Friendly, la missione all'American Academy of Forensic Sciences e la tanto annosa, seppur a volte dimenticata dalle istituzioni e lasciata nell'angolo a colpire, appunto per questo era interessato direttamente l'onorevole Martina, Xylella. È doveroso ed opportuno alle porte del nuovo anno accademico puntare alla realizzazione di momenti di ulteriore crescita e ai migliori auspici per questo Ateneo, tenendo bene a mente gli errori commessi e i problemi risolti, quelli che bussano ancora alla porta e per i quali si dovrà ancora combattere, e quelli per i quali, senza una svolta nazionale, noi potremo fare ben poco. Come già sottolineato dal magnifico rettore, dagli ultimi dati emerge che siamo il paese fanalino di coda per numero di giovani laureati. Siamo stati superati anche dalla Turchia e in più le immatricolazioni negli Atenei italiani diminuiscono, avendo perso circa 65.000 immatricolazioni, il 20%, negli ultimi 10 anni. Questo è il risultato di quanto l'università italiana ha vissuto negli ultimi anni, nell'indifferenza generale, una sequenza devastante di riforme burocratiche, i tagli al bilancio, l'aumento delle tasse, i finanziamenti scarsi destinati al diritto allo studio, il tutto condito dallo spettro della disoccupazione per i neolaureati, della certezza di un non futuro o del fantasma di esso. Comunque fuori dai confini nazionali, invece, per chi decide di investire nella propria formazione e nella ricerca universitaria. Questo è quello che ci ha portato ad essere anni luce lontani dall'Europa universitaria. Il calo delle immatricolazioni non è un problema meramente demografico, perché la stasi demografica iniziata al principio degli anni Ottanta dovrebbe essere compensata e superata dall'aumento della scolarizzazione e dall'accesso alla formazione superiore. È vero che ci sono meno giovani che escono dalle scuole superiori, ma a differenza di altri paesi europei e occidentali non si è verificato un maggiore afflusso in percentuale all'università. Fonte Reuters. Per essere competitivi dobbiamo far studiare i giovani, credere in loro e dare loro tutti i mezzi a disposizione affinché credano che l'istruzione universitaria rappresenti davvero la marcia in più, quella marcia che potrebbe far diventare l'università italiana un'università europea. Senza di risorse però è difficile migliorare, competere e fare qualsiasi cosa. Ernesto Galli della Loggia, in un suo editoriale poco tempo fa, scriveva: «L'istruzione superiore e la ricerca sono un settore che in ogni occasione tutti si affannano a definire cruciale, importantissimo, decisivo. Ebbene, quando c'è da dimostrarlo, da investire, da valorizzare in questo settore, qualcos'altro o qualcun altro ha sempre la priorità. Un esempio, il decreto legge del 6 agosto 2008, numero 133, recante le disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, disponeva il taglio di circa 1,5 miliardi di euro in 5 anni, pari a circa un quinto del finanziamento ordinario delle università, sottraendolo ovviamente a quest'ultima. Lo stesso decreto destinava un importo corrispondente per finanziare l'Expo di Milano 2015, sempre Fonte Reuters. Adesso che l'Expo è finita, quel quinto ceduto potrebbe tornare al mittente. E pare proprio che il governo voglia investire 1,5 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, finanziando l'Istituto Italiano di Tecnologia per realizzare l'Human Technopole Italy 2040, un'iniziativa dal forte impatto scientifico e culturale, proprio nell'area Expo, con annessi dubbi sulla probabile governance e sulla entità della ripartizione dei finanziamenti. Cambio giro, probabilmente stessa musica. Consideriamo inoltre che l'università italiana costa troppo agli studenti. Dopo Regno Unito e Olanda, l'Italia è terza in Europa per costo delle tasse universitarie. Negli ultimi anni questa cifra è aumentata costantemente, in alcuni casi essendo il principale ostacolo alla volontà di intraprendere un percorso universitario. A maggior ragione, e in maniera sicuramente più evidente, se questo percorso segue le tratte del Mezzogiorno. Tutto più difficile, tutto più lontano, meglio andar via o non provarci proprio. E questo è il background che ha portato alla fuga di cervelli da sud a nord, dall'Italia all'Europa. E sono troppi anni che questo tema rientra nella scaletta di quanto rimproverare alle istituzioni.
nel nostro discorso annuale. Tempo fa è comparso un articolo del professor Balduzzi dal titolo «La grande fuga, la grande bufala dei cervelli in fuga», che con dovizia di grafici e numeri faceva ben sperare in un trend differente da quello appena descritto. Fin quando però non si è capito che l'incidenza delle fughe era calcolata sul numero di abitanti e non sul numero di laureati o dei dottorandi. Il 13% dei dottori di ricerca decide di andare all'estero per mettere a frutto quanto assimilato qui in Italia, spendendo la propria preparazione e la propria passione in un altro paese che riconosca sforzi e determinazione. Se consideriamo gli ultimi dati della Commissione europea, gli italiani sono in vetta alla classifica dei partecipanti Erasmus+, a cui viene proposto un lavoro dall'impresa una volta terminato il periodo del progetto lì dove ha svolto il tirocinio. Più che corri Forrest, verrebbe quasi da dire scappa Forrest, scappa. Per tornare al tema della contribuzione studentesca, questo risulta sempre di grande attualità. Nonostante le tasse del nostro Ateneo siano contenute, dobbiamo fare i conti comunque con quelle che sono le disponibilità del nostro territorio, purtroppo di gran lunga limitate. Per questo motivo noi rappresentanti, durante il CDA del 22 dicembre scorso, siamo riusciti ad ottenere, in quella che è stata definita una data storica dai giornali, a margine dell'approvazione del budget di Ateneo per gli investimenti per l'esercizio 2016, l'esonero totale delle tasse nell'operazione Figli della Crisi, rivolto a tutti quegli studenti che hanno un componente all'interno del proprio nucleo familiare colpito da provvedimenti di licenziamento, cassa integrazione e mobilità. In termini di diritto allo studio, poi, sento di ringraziare ancora una volta l'egregio lavoro svolto dall'ADI su Puglia ed in particolar modo dei rappresentanti del nostro Ateneo nel Consiglio di Amministrazione. La copertura totale delle borse di studio per la sede di Foggia e l'attuazione della misura compensativa straordinaria rivolta agli studenti esclusi dall'accesso della borsa di studio a causa dell'entrata in vigore del nuovo ISE costituiscono due esempi di forte attenzione verso il cosiddetto welfare studentesco. Non posso non fare un plauso al nostro Ateneo, il quale vanta la presenza di 29 corsi di laurea che indirizzano ad una valida e completa conoscenza professionale. Bisogna ancora lavorare per ampliare ulteriormente l'offerta formativa. Passo importante sarebbe, di certo, introdurre lauree magistrali laddove manchino. Gli studenti iscritti alla nostra università devono poter completare il loro percorso formativo senza dover abbandonare un territorio che hanno scelto e in cui vogliono crescere. Sorge quindi un dubbio. Che senso ha investire tanto e giustamente sull'orientamento in entrata senza poi dare ai giovani l'opportunità di rimanere? Il nostro auspicio è quello di migliorare non solo la didattica, ma anche i luoghi in cui essa si svolge. Infatti solo grazie all'intervento degli studenti sono stati ottenuti importanti finanziamenti per la manutenzione delle strutture, sede del corso di laurea in scienze motorie e dei corsi di laurea del Dipartimento di Economia. Ancora aspettiamo l'adeguamento dei locali dei dipartimenti dell'area medica, nonostante questi siano allocati in una struttura di avanguardia, inaugurata solo 3 anni fa nel segno dell'innovazione. Di fatto, nel polo biomedico, i laboratori di ricerca sono più grandi delle aule, queste ultime inadatte ad accogliere le classi di studenti, spesso costrette a seguire le lezioni in videoconferenza. Non travisatemi, la ricerca è il nostro fiore all'occhiello, ma senza gli studenti la ricerca non avrebbe senso. Nell'Ateneo ognuno recita la propria parte, ma a noi spetta quella più difficile, nonché importante, lo studente. Doveroso è ricordare il prezioso lavoro svolto dalla Commissione di Ateneo per le disabilità. Il 24 novembre 2015 si è riunita la Commissione di disabilità su richiesta dello studente componente della stessa, per deliberare in merito alla eliminazione di barriere architettoniche, così da consentire l'utilizzo degli spazi universitari anche ai soggetti diversamente abili. Ebbene, noi saremo qui a vigilare affinché questi lavori vengano realizzati al meglio e soprattutto in tempi ristretti. Ho ritenuto quindi opportuno elogiare il lavoro dei miei colleghi rappresentanti. Non si tratta semplicemente di offrire servizi, che esistono e sono di qualità, ma di far appassionare gli studenti all'università, legandosi ad essa per il tempo necessario, non oltre, evitando di fare del mondo universitario una sterile mistione di lezioni ed aule, sfruttando tutte le potenzialità, valorizzando tutti i contesti aggregativi che un'università offre. Ed il Centro Universitario Teatrale, ad esempio, è uno di questi. Uno dei tanti spazi aggregativi della nostra università che persegue quotidianamente i propri scopi grazie alla costante partecipazione dei propri studenti.
La nostra idea è quella di un'università vista come una società in miniatura, da cui imparare e crescere. Ricordo a tal proposito una citazione di Umberto Eco. Nel tumulto del mondo odierno, gli unici luoghi del silenzio, accanto alle sedi di meditazione religiosa, restano le università. Sono ancora fra i pochi luoghi in cui è possibile un confronto razionale fra diverse visioni del mondo. Spesso si fa l'errore di considerare l'università come un mondo dorato ed avulso da contesti sociali.